Salve a tutti ragazzuoli, bentornati a Luca Inter TV. Oggi siamo qui con il secondo episodio del calciomercato dell'Inter 2024. Oggi siamo qui per andare a dare a voi le nuove news di mercato che sono uscite negli ultimi giorni. Sono sfumati alcuni nomi, ne sono arrivati di nuovi. Si sta organizzando dei possibili acquisti, si stanno diciamo, già mettendo le carte sui tavoli per alcuni dei rinnovi. E oggi andremo appunto a guardare tutto quello che è successo nell'ultima settimana e negli ultimi giorni, perché negli ultimi giorni l'Inter sta già preparando diversi assalti a tanti giocatori diversi. Detto questo, ovviamente ricordo ragazzi di guardare il video fino alla fine per sapere tutte le news di mercato dell'Inter. Lasciate mi piace, mi raccomando ragazzi, condividete questo video per far sapere la mia su tutto il calciomercato dell'Inter. Detto questo, direi che possiamo partire con la prima news di mercato, ovvero il rinnovo di Nicolò Barella. Finalmente è arrivato il rinnovo di Nicolò, giocatore simbolo di questa Inter, giocatore che io amo alla follia, un calciatore che rappresenta a tutti gli effetti l'interismo moderno, perché non è più l'interismo dei primi anni 2000 che veniva portato avanti da Materazzi, da Cambiaso, da Stankovic, dai giocatori del passato che erano rappresentativi dell'Inter. Quelli dell'interismo moderno sono Barella, Di Marco, Lautaro, sono tanti giocatori che sono simbolo di questa squadra, e il rinnovo di Barella è un chiaro segnale di forza della società, una voglia di continuare assieme questo progetto, perché Barella l'ha anche detto. Barella soprattutto l'ha sottolineato lui stesso, che è rimasto perché crede in questo progetto e non vede l'ora già di tornare a settembre a gioire con l'Inter, nonostante magari questa stagione Barella abbia avuto più difficoltà, soprattutto nella prima parte di stagione. Ha fatto delle partite non proprio da Nicolò Barella, poi per fortuna si è ripreso con il tempo, però comunque anche grazie a lui siamo arrivati dove siamo oggi. Quindi questo rinnovo è importantissimo per il futuro dell'Inter. Poi, passando oltre, passiamo a Topatovic, che è praticamente quasi ufficiale l'arrivo del ragazzo trequartista slovacco. È praticamente ufficiale il suo arrivo, è un ragazzo giovane, il migliore, diciamo, della sua età, che dell'età slovena, quindi è una stella della nazionale under 19 slovena. È un calciatore molto molto promettente, che ha fatto molto bene nei campionati sloveni, e nelle prossime ore si sta già delineando un possibile acquisto da parte dell'Inter. Poi, passando oltre, passiamo alle due, diciamo, mosse di mercato che vogliono essere fatte da Marotta, ovvero prendere in un solo colpo due giocatori dal Genova, questi qua qui sopra, Martinez, anzi, Josep Martinez e Gudmundsson, che sono due colpi che sarebbero incredibili, perché sono, da una parte avremo un portiere molto affidabile come Martinez, perché il nome di Bento sta sfumando, perché l'Atletico Mineiro, l'Atletico Paranaense dove gioca, chiede parecchi soldi, e quindi si sta optando per un acquisto più di basso prezzo. Quindi Martinez potrebbe essere una buona scelta. C'è un'alta possibilità di riuscita nelle ultime ore, appunto si sta andando avanti con le trattative con il Genova, in cui si sta cercando appunto di raggiungere un accordo anche per l'acquisto di Gudmundsson, non solo per l'acquisto di Martinez, ma anche per l'acquisto di Gudmundsson. Diciamo che Gudmundsson sarebbe un colpo ancora più pesante sulla concorrenza, anche se c'è una leggera distanza tra l'Inter e il Genoa, che si sta, diciamo, delineando la trattativa ancora, però dobbiamo stare attenti perché Gudmundsson è un calciatore che anche all'estero fa gola a molte squadre, quindi dobbiamo essere rapidi nella trattativa, perché sennò ci arriva qualche squadra di Premier o di Bundes
o di Liga e ci ruba Gudmundsson. Quindi dobbiamo essere sicuri di volerlo prendere. E poi, quando l'abbiamo preso, possiamo avere un grandissimo giocatore in squadra. Poi, altre news di mercato. È riuscita la voce di Dybala, perché in questo periodo, soprattutto, Dybala è un po' incerto sul rimanere a Roma o no, anche se la trattativa non esiste, quella tra Dybala e l'Inter, anzi non è neanche iniziata, non ci sono diciamo comunicazioni tra il club, tra i due club, tra il giocatore e l'Inter, non ci sono stati ancora contatti, però è comunque spuntato il nome di Dybala, che comunque io sinceramente preferirei un altro tipo di giocatore, perché Dybala è vero, è un grande giocatore, però ha un problema che lo affligge da tanto tempo, che è il problema della condizione fisica. Un calciatore che mi gioca 15-20 partite in un anno sono poche, e a me serve un calciatore che possa essere costante e che possa essere d'aiuto. Poi è uscito anche il nome di Dan Ndoye, del Bologna. Ndoye, calciatore che quest'anno ha fatto abbastanza bene con Thiago Motta, giocatore che verrebbe teoricamente a sostituire Dumfries sulla fascia, anche se non è un calciatore, diciamo, che nasce come esterno. Infatti Ndoye nasce come ala destra offensiva, lo dovresti arretrare e dovresti insegnargli anche a difendere, che per un attaccante non è proprio facilissimo da far imparare. Quindi diciamo che opterei per Saguara, che ve l'ho già spiegato chi è nell'ultimo episodio, un calciatore giapponese che gioca in Olanda, che è un buon giocatore, ha fatto parecchi assist, parecchi gol quest'anno, ed è un calciatore che potrebbe essere più utile sulla fascia. Bene ragazzi, qua finiscono gli aggiornamenti dell'Inter. Spero che questo video aggiornamento sul calciomercato vi sia piaciuto. Vi ricordo ragazzi che se volete che continui questa serie, ovviamente ragazzi dovete lasciare mi piace, condividere questo video, iscrivervi al canale, che siamo vicinissimi ai 250 ragazzi. Quindi mi raccomando, spolliciate, condividete il canale e attivate la campanella, così che almeno quando pubblico i nuovi video voi lo sapete subito. Io vi ringrazio ancora una volta a tutti e noi ci vediamo con i prossimi video. Ciao ragazzi!